Tutti ragazzi, io sono Cappello Rosanero e finalmente posso fare una pagella senza incazzarmi. Ho qui davanti a me la pagella, ovviamente, di quello che ho rivisto della partita. Ma non è che c'è molto da dire, almeno rispetto a quello che ho già detto. Oddio, c'è roba da dire, altrimenti non farei il video. Vabbè, partiamo subito con le pagelle. Pigliacelli, 8, piglia tutto, dovrei dire. Ha fatto una partita sontuosa. Certo, ogni tanto il vizietto di tenersi la palla troppo ai piedi se rimane, però comunque si ha parato di tutto. Gli tiravano una bestemmia e lui parava pure quella. Grandissima parata, minchia quella parata che si è tuffato, l'ha presa all'uba. Questo è il Pigliacelli che voglio vedere, cazzo. 8, 8 meritato ed è il migliore in campo Pigliacelli. Ma come? Valente e Brunori che hanno fatto gol hanno preso di meno? Sì. Pigliacelli meritava senza ombra di dubbio, perché l'attacco del Modena è stato qualcosa di incredibile. Come ho detto nel precedente video, è stata una partita molto alla pari. Il Modena ha avuto tante azioni da gol, forse addirittura più di noi. Non lo so, non ho i dati qui davanti a me, non voglio manco prendere, non mi interessa. E Pigliacelli ha fatto tantissime parate, anche miracolose. C'è stato quel tiro che all'inizio pensavo fosse sul palo, ma da diverse angolature sembrava che prendesse il palo. Ma in altre angolature sembrava che prendessi il piede di Pigliacelli, quindi un altro miracolo. Vabbè, a parte quello, ha fatto tantissime parate miracolose e l'otto se lo merita, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Mateiu. Voto 5. Hai fatto cagare. Ora, come ho detto in molte pagelle, quando io faccio appunto i voti, mi prendo come punto di riferimento anche altre pagelle di altri siti, magari per avere un confronto. La maggior parte dava Devetak, diceva che aveva fatto una partita buona, una partita decente. Ora mi chiedo che cazzo di partita avete visto? Che ha fatto cagare pure oggi. Si faceva saltare facilmente, non era per niente sicuro in fase difensiva. Ha fatto una partita schifosa come al solito. Forse addirittura questa è la meno schifosa, ma comunque sì, gli do 5. E questo è tutto un dire. Cioè, porca puttana. Vabbè. Andiamo avanti, che sennò qua mi soffermo troppo e non. Del Charu, ecco, Nedel Charu, io gli do 6. E 6 anche Marconi, unisco i voti. Ha fatto una partita nella norma. Come ho detto, il Modena ha avuto tante occasioni d'attacco. Quindi, se Pigliacelli si è dovuto sporcare i guanti, è anche perché la difesa non è che ha fatto egregiamente il suo lavoro. Cioè, Nedel Charu e Marconi si perdevano molto facilmente. Com'è che si chiamava quello? Dio? Dio? Una roba del genere. Falcinelli. Cioè, soprattutto Falcinelli, se lo perdevano facilmente in testa. Ora io posso capire Marconi, ma Nedel Charu, tu sei alto 4 km, come fai a perderti di testa un giocatore? Vabbè, Devetak, 5,5, non è ancora pronto per fare il titolare. Ha fatto troppi errori. E l'ho trovato ancora troppo insicuro in fase di impostazione di difesa. Non è ancora pronto per fare il titolare, forse ha ancora bisogno di un po' di tempo per integrarsi, anche perché ora è tornato dall'infortunio, quindi non ha avuto modo di entrare ancora al pieno del sistema di gioco del Palermo. E quindi ancora, vabbè, non è pronto per fare il titolare, ecco, 5,5. Però ha fatto una partita che, diciamo, non peggiore rispetto a quella di Mateiu, ecco, quindi. A posto di Devetak è entrato Crivello, che per me è stata una scelta strana, perché io avrei tolto Mateiu proprio dalla faccia della terra. Però ho deciso di mettere Crivello a posto di Devetak. O Devetak, credo Devetak. E 6,5, cioè scusatemi, 6 meno. Ha fatto diversi errori, ma ha fatto bene o male una partita d'esperienza. Quanti anni c'ha Crivello? Più di 30 anni c'ha Crivello, quindi ovvio che deve fare una partita d'esperienza se non la fa lui. Adesso passiamo al centrocampo. Gomez e Bro. Sono entrambi la stessa persona, ragazzi. Allora, sembra una cosa razzista, perché, ah, perché sono neri, sono tutti uguali. No, però cazzo è vero, io li confondo sempre quando li vedo. È impossibile per me distinguerli. L'unico modo che ho per distinguerli è perché Gomez ha una fascia bianca alla mano. È l'unico modo che ho per distinguerli. Perché li confondo sempre? Ogni volta, ma quello è Bro, no, è Seg, Gomez, grandissimo Gomez, no, ma quello è Bro, come Bro, che quello è Gomez, no, quell'altro è Bro, no, come? È uscito, chi è uscito? Bro, no, è uscito Gomez, come è uscito? Confusione totale ogni volta. Teoricamente vorrei mettere entrambi 7, però Bro gli metto un 7 meno, perché quel tiro, perché hai tirato da 4 km di distanza? Era una combinazione di contropiede, avevi due giocatori a destra e uno a sinistra, potevamo creare un'azione da gol, tu che fai?
tiri e prendi l'unico birillo che c'era in mezzo. Porca puttana! Vabbè, Segre. Segre purtroppo è un buon centrocampista. Il problema è che è sempre oscurato da questi due giocatori, Gomez e Bro, che sono loro il nostro fiore all'occhiello del centrocampo. Segre è buono, infatti la partita da 6. Purtroppo non riesce a mettersi troppo in mostra perché appunto è oscurato dalle prestazioni di questi due giocatori. Che per amor del cielo, per me può continuare così. Gomez e Bro sono i nostri migliori giocatori a centrocampo. Per me può rimanere anche così, eh. Boh, povero Segre, diciamo tanto questo. Mi ero dimenticato di dire che al posto di Sturac, cioè di Gomez è entrato Sturac, ma è entrato intorno al 75esimo, quindi gli do senza voto. Saric invece è entrato prima, una partita 6, una partita riempitiva, l'ha fatto perché è entrato intorno al 70esimo, mi pare. È una partita riempitiva per dare fiato ai ragazzi perché stavamo iniziando ad essere a corto di fiato e quindi serviva Saric per appunto per dare fiato alla squadra, quindi una partita 6 è sufficiente, va bene tutto. Valente gli do 7,5. Ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto un ottimo lavoro, ha sostituito egregiamente Elia, anzi gli auguro una buona guarigione, anche se purtroppo non lo vedremo per tanto tempo perché da quel che ho letto ha avuto un infortunio al legamento crociato, dovrà essere operato e quindi dovrà stare via per purtroppo un bel po' di tempo. Però per fortuna ora c'è la pausa mondiale. Quindi spero di riuscire a vedere Lia già all'inizio del rientro dal mondiale. Però Valente ha fatto un ottimo lavoro. Spero che rifaccia lo stesso ottimo lavoro anche col Parma, perché la prossima giocheremo a casa contro il Parma ed è un avversario ostico. Molto deludente perché sembrava come ho detto anche nel video della premonizione al campione di Serie B. Ho detto che il Parma è stata una squadra un po' deludente perché sembrava che dovesse spaccare i culi, invece è ancora in Serie B. Anzi, l'anno scorso ha pure rischiato di retrocedere, per dire. Comunque sia, Valente continua così 7,5. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa. Io ho messo 7,5 e non magari un 8 perché si sì, ha fatto gol, è bellissimo. Il problema è che è stata più colpa del portiere perché quel tiro è andato addosso al portiere e lui, sfigato come è stato, ha avuto sfiga, la col piede l'ha messa dentro. Perché teoricamente quello era un tiro parato. Ha avuto sfortuna il portiere e fortuna Valente. Quindi non posso dargli un 8 alla Pigliacelli. Anche perché voglio che Pigliacelli rimanga migliore in campo. Ma anche perché quel gol è stato più del portiere che di Valente. Io quasi quasi avrei messo autogol. Però siccome la regola dice che anche se la butta dentro il giocatore ma la palla è nello specchio, il gol va a chi ha tirato. Quindi in questo caso il gol di Valente. Ma è più del portiere. Comunque sì, a posto di Valente è dato Bettella. Senza voto, l'ha messo perché appunto l'ha messo verso la fine della partita. Dovevano ancora rifiatare. Il Modena stava ancora attaccando. Quindi bisognava arretrare per appunto aumentare la difesa. Quindi Bettella è entrato anche abbastanza bene. Ma non gli posso mettere il voto perché ho visto troppo poco. Bruno di 7 più. Voto diverso da quello di Valente perché lui ha tirato su rigore. Va bene, sì, che i rigori possono pure sbagliare. Mica c'è pure Marez, figura di merda che ha fatto con quel rigore. Però non mi sento di dare lo stesso voto di Valente. Comunque sia, ha fatto un ottimo lavoro. Sempre una partita combattuta, sudata, di potenza, di fisico. Grandissimo guerriero il nostro Matteo Brunori, il nostro capitano e numero 9. Sì, 7 più gli ho messo. Adesso c'è Di Mariano. Di Mariano gli ho messo 7. Partita bellissima. Finalmente una partita degna di essere chiamata partita per Di Mariano. Dopo quella col Pisa è la sua migliore partita. Ha preso il rigore, ha fatto l'assist a Valente. E a proposito di rigore, quello là, c'è stato un secondo rigore non dato a Di Mariano. Quello era rigore, perché gli mette il gomito in faccia. In faccia gli arriva. E quello è fallo. Ragazzi, il rigore è un fallo in area di rigore. Una roba del genere, tu me la fischi normalmente a centrocampo, sulla tre quarti, perché non me la fischi a centro, anche in area di rigore? Non c'è una regola che dice che i falli in area di rigore devono essere più gravi per essere fischiati. No, i falli sono falli. Se poi in area di rigore si fischia il calcio di rigore. Ma il fallo è fallo. Non c'è un meno leggero e più leggero se in area o in area di rigore. Quello era rigore, perché una cosa del genere tu me la fischi anche a centrocampo. Fine. Comunque sia, 7. Al posto di Di Mariano è entrato Floriano. Anche lui come crivello di posizione e di esperienza. Gli metto comunque sia 6.
Non ha fatto troppi errori, quindi gli metto il 6 tranquillamente. Infine Corini. Oh, finalmente Corini finalmente ha imparato dai suoi errori. I cambi sono stati giusti, al momento giusto. La posizione dei giocatori, il gioco era giusto. Il problema, come ho detto nell'altro video, è che non possiamo aspettare di giocare contro un avversario del nostro stesso livello. Perché ricordo che sempre, sempre che il Modena è stato promosso insieme a noi. Viene dalla Serie C come noi. Queste partite le voglio vedere anche con squadre di Serie B. Voglio vedere questa partita come contro il Cittadella, contro la Ternana, contro il cazzo di Pisa. Anche lì voglio vedere queste partite. Comunque sia, io gli do 7. Finalmente gli do un bellissimo voto, 7. E spero ovviamente che questa partita non sia un fuoco di paglia, come ho detto nell'altro video. Spero che invece sia la scintilla che faccia aprire gli occhi alla squadra. Comunque sia, il video finisce qui. Ci vediamo contro il Pisa. Cioè, scusatemi, Pisa. Vaffanculo, Pisa. Il Parma. Io ovviamente sarò a Renzo Barbera, vado alla mia partita, poi quando tornerò a casa farò fare il video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Forza Palermo!